Ciao ragazzi, oggi andiamo a vedere come revisionare un mozzo a sfere libere. Per prima cosa a pulire tutto e poi lo andiamo a smontare. Allora, vediamo. Smonta. Era pure lento, si smonta a mano. Smontiamo questo. Siamo qua. Come ci cadranno le palline, i cuscinetti. Siamo così. Cioè il grasso non c'è più. Pulire tutto benissimo. Vediamo anche quest'altra. Adesso andiamo a pulire tutto, anche il perno, e poi ringraziamo. Ok, una volta pulito le sedi del cuscinetto. Andiamo a pulire il perno. Ci perdiamo le sfere. Sono 10 per lato. Una volta che abbiamo pulito tutto, la nostra ruota per andarci a sparare del grasso. Allora, io mettere meglio il grasso dentro, così potrei fare anche con il dito. Io metto il grasso in una comune siringa e ce lo sparo dentro così, in modo da essere un po' più preciso. Andiamo a riempire tutta la sede con del grasso. E poi dall'altra. Le nostre sfere e ce le mettiamo. Andiamo a infilare
Prendiamo i dati di registro del mozzo. Facciamo girare un po'. Mozzo non deve avere gioco e deve girare libero. Queste nonnelle. Con questa e andiamo a stringere. Teniamo il dato di registro del mozzo e andiamo a stringere. Perfetto, niente gioco, tornato nuovo, scorrevole, togliamo tutto, possiamo rimontare la ruota. Ingrassata, scorrevole. Ok, perfetto. Silenziosissima, scorrevole. Prima si sentiva un rumore di ferraglia quando girava. Perfetto. Ciao, al prossimo video.